d'attacco di questa partita. Ancora Davide Banini, scarica all'indietro sempre per Montigel, supera la linea di centropista, il tentativo di conclusione deviato, però la pallina è facile preda di Riccardo Gnata. Ambrosio ancora che riparte con Torner, Torner che alza lo sguardo, poi scarica, passaggio orizzontale per Gil, conclusione di Gil, la parata. Sì, mai come in questa partita le difese sono fondamentali e forse la partita... La sfera Ambrosio, la serve a Torner, il tiro è questa volta... Forte dei marmi, bella riconquista da parte di Enrico Torner, attenzione al passaggio per Cinquini. Poi c'è da Torner, da questi a Cinquini, la martellata di Cinquini! Poi c'è da Torner, da questi a Cinquini, la martellata di Cinquini! Provare una rete, ma insomma la rete è arrivata e adesso sicuramente toccherà... ...che dopo il gol segnato degli a Cinquini si è presentato due volte davanti a Gnata ancora! Sono falli, io dico sempre che le squadre pensano a giocare, attenzione che... Ci prova poi! Parte, poi Gil soffia sfera, Gil fa, lo va a fermare, attenzione a Cancela che adesso è Riccardo Gnata, guadagnano ben più che gnocchi e salame. Attenzione ancora Pedrusco contro uno, ancora Banini dall'altra parte, c'è Cancela, in mezzo c'è Federico Pagnini, la conclusione, però Torner, Torner in velocità per Pedro Gil, supera un avversario, Pedro Gil ancora il tiro, la conclusione. Era indietro per Gual. Gual che avanza, si allarga, il tiro di Gual. Leonardo Barozzi, attenzione però alla ripartenza del Follonica, proprio con Francesco Banini che tenta il tiro incrociare, pallina che esce, ancora la conclusione, c'è... Leonardo Barozzi, attenzione però alla ripartenza del Follonica, proprio con Francesco Banini che tenta il tiro incrociare, pallina che esce, ancora la conclusione, c'è... E con il numero 15 Francesco Banini, sono i quattro giocatori di movimento del Follonica. Quella del Follonica che fa buona guardia in questo momento, Tornerà adesso ci prova! Quella del Follonica che fa buona guardia in questo momento, Tornerà adesso ci prova! In possesso di sfera, forte dei marmi con Gil che avanza, finta al tiro, l'angolo. Ha realizzato nel tempo supplementare il gol del 2-1 definitivo del Follonica, la parata di Gnata. Vicino al cancello, prende i consigli del proprio allenatore, ma è Gil che colpisce. Il carico del Follonica. Ancora Gil, la conca Bassano e Monza, Trissino, Valdagno sono già a gara 3 per via dell'impegno proprio della formazione veneta in Champions League. Attenzione, hanno Riccardo Gnata e Leonardo Barozzi. Intanto l'errore, attenzione che hanno praticamente la stessa difesa, hanno praticamente lo stesso attacco. Ambrosio fa una sportellata e due, poi sì. Intanto parte Banini, mette a sedere sì. Intanto parte Banini, mette a sedere Torner dietro porta, siamo sul lato sinistro della porta, attenzione ancora. Intanto vediamo il Follonica che ha messo là davanti Cancela, adesso è Gil che ci prova. Forse tra i 10 in pista è quello che, attenzione intanto però alla... Giovanotti poi quando arriva in fase di tiro diventa decisamente pericoloso, ci prova adesso il lui. Compagno di squadra Pedro Gil, Davide Banini cerca di chiudere la linea di passaggio, attenzione a... per la battuta. Ci prova l'appoggio per Gual, gol! Per la battuta, ci prova l'appoggio per Gual, gol! Adesso deve aprire i varchi, deve inventarsi qualcosa di diverso. Attenzione Montigel, Gil, poi arriva fino a fine gara, a fine corsa, scusate. 45 secondi, attenzione Ambrosio, il tiro di Ambrosio, la murata. Si attende l'ok di Molli, arriva in questo momento, parte il Luzzi, la pallina, Cinquini restituisce la pallina, attenzione però a Marco Pagnini, Francesco Banini davanti a Gnata. Turner, bravo a proteggere la sfera dall'arrivo di Francesco Banini, passaggio per Gil, che spazio! Di prima attenzione di Marco Pagnini. Molli dall'ok, parte Turner, il tiro, la respinta, secondi dalla fine, tenta il tutto per tutto, attenzione però a Banini, la ripartenza di Ambrosio, Ambrosio dribbla! Ovviamente tutti, vediamo... Se riuscirà il rigore, niente, neanche lui, è Barozzi che lo ferma, poi anche alla fine la sfera è per Cancela, attaccato da Gual che finisce a terra e l'arbitro portarla in fondo, tutto pronto per la battuta, il tiro e il gol.